Sono passati 10 anni da quando Goku ha preso Ub per allenarlo. La Terra in questo periodo vive in assoluta tranquillità, non ci sono guerre o attacchi nemici. E questo ha fatto sì che tutti i personaggi siano cambiati. Vegeta ha quasi smesso di combattere e dai baffi. Ai baffi! Va bene. E il suo livello combattivo è sceso arrivando a 80 milioni. In forma base, ovviamente. Infatti vi ricordo che i livelli che dirò sono in quel determinato momento, quindi se uno normalmente è in forma base, ha quel livello. Trunks è diventato nuovo proprietario delle Capsule Corporation, con 15 milioni. Gohan, invece, 20 milioni di base, perché si è impippato tantissimo, ed è un ricercatore che, come sappiamo, ha fatto diventare Goku nonno, dando al mondo, insieme a sua moglie Videl, con 200, una ragazzina affamata di avventura, di nome Pan, la prima Saiyan femmina che incontriamo dall'inizio di Dragon Ball, la quale ha 50.000. Come ultimo, e anche ultimo di importanza direi, Goten con 5 milioni, è diventato un ragazzo che pensa solo alle donne e che passa intere ore al telefono con le ragazze. Il periodo di pace però sta per essere spezzato, in quanto la banda di Pilaf è al palazzo di Dende, dove ha rubato delle nuove sfere del drago, per esprimere il suo vecchio desiderio di diventare imperatore del mondo. Mentre Goku torna a casa, il quale ha attualmente 400 milioni, e qua c'è un piccolo excursus per via di questo livello, dato che combatte da normale alla pari con Ub, ovvero non trasformato in Super Saiyan, dovrebbe avere all'incirca il suo livello da normale. E noi sappiamo che Ub ha lo stesso potenziale di Majin Buu, ed essendo passato all'incirca una decina di anni dovrebbe aver raggiunto il suo massimo potenziale. O quasi. Quindi 400 milioni. Comunque sia, incontra Pilaf, 40, Mei, 20 e Shu, 30, che hanno appena evocato il Dragon Sherron con le sfere del drago. Goku si accorge di quello che sta accadendo. I tre lo riconoscono e lo attaccano con dei missili, che riesce facilmente, ovviamente, a schivare. Pilaf, arrabbiato per aver perso la sua possibilità, dice che avrebbe voluto occuparsi di lui quando ancora era un bambino, all'età in cui l'ha incontrato. Per un fraintendimento di queste parole, Shenron Rosso fa tornare Goku all'età di 12 anni. Il suo potere regredisce drasticamente, arrivando a 60 milioni. Espresso il desiderio, le sfere si disperdono non su tutta la Terra come al solito, ma in tutto l'universo, e questo crea alquanto un problema. Goku torna a casa, facendo scoprire a Kiki, 15, che è tornato giovane. Questa la rattrista molto, ovviamente. Nel frattempo, Rekkaio del Nord informa Goku che se non riporteranno le sfere dalla stella nera sulla Terra entro un anno, essa esploderà. Allora, Bulma e Gohan si danno da fare per costruire un'astronave in cui potranno andare alla ricerca. Gohan sarebbe andato con suo padre, ma Vegeta insiste per Goten e Trunks, poiché l'uno si occupa delle Capsule Corporation e l'altro della sua ragazza. Per questo li vuole, perché si sono rammolliti nel combattimento. E tra l'altro sappiamo anche che Vegeta stesso si è rammollito, però vabbè. Baffi! Nel frattempo, Pan, la figlia di Gohan e Videl, come detto prima, si sente incompresa e trattata come una bambina piccola. Per la rabbia, si intrufola nella navicella e la danneggia con un calcio. Poco tempo prima della partenza, Pan scompare. Lei è infatti nell'astronave, come abbiamo detto, e vuole partire. Mentre i tre salgono, appunto Goten, Trunks e Goku, il primo si ferma per una chiamata. Pan, ora che si trova con i due compagni sull'astronave, la fa partire, anche se questa è danneggiata.
Infatti, durante la partenza, da essa cade un pezzo, che Bulma raccoglie preoccupata. Ed è proprio da qui che inizierà la grande avventura di Dragon Ball GT, alla ricerca delle sfere. Ma sappiamo solo che è un punto d'inizio per arrivare ad un punto più grande. E vedremo se questa volta i nostri eroi riusciranno a salvare di nuovo la Terra e non solo, l'intero universo. Eravamo rimasti che Bulma aveva scoperto un pezzo di metallo caduto dalla navicella dei nostri tre Saiyan. Per una settimana cerca di identificare la parte a cui appartenesse, scoprendo con stupore che si tratta di un frammento del sistema di navigazione. In questo periodo, Goku, Pan, che ricordiamo avere 50.000, e Trunks, 15 milioni, hanno viaggiato e, dopo aver notato un malfunzionamento sulla navicella, che appunto è lo stesso che ha notato Bulma prima, i Saiyan cercano una soluzione ma non la trovano e per questo tutti e tre si ritrovano costretti a fare un atterraggio di emergenza per riparare con calma il veicolo. I nostri tre protagonisti quindi finiscono sul pianeta Himeka, il pianeta blu. Perlustrando il posto riescono a trovare una civiltà e lì affittano una camera d'albergo che gli costa molto caro. Infatti, su quel pianeta sono sotto dittatura di Don Kir, il quale livello vedremo successivamente. E per condurre una vita stabile, tutti gli abitanti sono costretti a mettere i prezzi esorbitatamente enormi. Ma parliamo un attimo di questo dittatore spietato. Il nome Don Kir è un anagramma del termine giapponese Aikindo, che significa mercante. E questo spiega molte cose. Costui è un autentico tiranno e costringe il suo popolo a pagare pesanti imposte e a vivere in povertà, mentre lui vive in un palazzo molto lussuoso. A causa della sua avidità, i mercanti del pianeta sono rimasti senza soldi e solo per questo sono diventati dei truffatori. Per impedire a chiunque di fuggire, fa sequestrare tutte le astronavi che atterrano sul pianeta. In questo periodo di stallo, comunque, Trunks si mette a riparare faticosamente l'astronave danneggiata e, successivamente, dopo aver avvisato del successo della sua riparazione, chiama gli altri due Saiyan per ripartire. Prima di tornare a viaggiare nello spazio, Trunks accende il Dragon Radar per controllare se ci siano sfere sul pianeta, ma gli cade e viene inghiottito da un piccolo robot di nome Jill, che stava lì per caso e vive su questo pianeta. A questo punto, questo speciale robottino assume le funzioni e assimila tutte le caratteristiche del Dragon Radar stesso. Il robot, dal potere di uno, senza contare le armi a sua disposizione, cerca di sfuggire ai tre, ma Pan lo chiude nel suo zainetto. Infatti, non riesce neanche a fuggire da uno zaino chiuso, quindi capite bene che la sua potenza non può essere che uno. Mentre Goku, Trunks e Pan sono distratti per queste vicissitudini molto stupide, la loro navicella viene portata via dall'esercito. Goku prova a raggiungerli col teletrasporto, ma non riesce nell'intento, poiché, tornato bambino, ha perso tutte le abilità acquisite da adulto. Per quale motivo? Non lo sappiamo, ma per questo il potere di Goku è calato ancora e si è stabilizzato definitivamente a 20 milioni, sempre più forte di Trunks, ma non di quella differenza schiacciante che aveva prima. I tre sono quindi costretti a volare fino al palazzo del temuto Don Kir. Goku, Pan e Trunks si intrufolano nel palazzo del nemico, dove trovano la loro astronave. Quindi, dopo un po' di peripezie, riescono a recuperare la stessa e portano a termine la missione, scappando. Il giorno dopo, mentre vanno in città per avere i pezzi mancanti, i tre si accorgono di essere ricercati dalle forze dell'ordine per la loro trasgressione. I tre allora iniziano ad essere inseguiti, fino a che non trovano una casa per nascondersi. Ma non basta. Infatti si fanno catturare dalle stesse forze dell'ordine citate prima e vengono rinchiusi in cella. Dopo un po' trovano il modo di evadere mettendo a tappeto tutte le guardie che incontrano, tra cui troviamo Gale 15.000 e Sheila 14.000. Lo scontro, come prevedibile, è molto rapido e i vincitori sono scontati. Ora però cercano il loro vero obiettivo. Purtroppo però c'è ancora un ultimo ostacolo che li separa, ovvero Lezik, la guardia del corpo di Don Kir. L'unico essere che in realtà è davvero temibile. Trunks prova a battersi con lui, ma viene sconfitto dopo un rapido scontro,
Infatti, il nemico ha un potere che tocca 50 milioni. E per Trunks, almeno per ora, non c'è nulla da fare, anche perché non si sa per quale motivo non si trasforma in Super Saiyan. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Adesso però è il turno del nostro protagonista, Goku, il quale inizialmente sembra essere in vantaggio, ma solo perché il nemico non ha sfruttato tutta la sua potenza. Dopo aver tirato fuori le spade, Lezik è in grado di prendere il sopravvento, riuscendo anche a deviare la Kamehameha di Goku da 40 milioni. Quindi il Saiyan, ovviamente, perché lui è intelligente, si trasforma raggiungendo il miliardo. Infatti ricordiamoci che il moltiplicatore del Super Saiyan è per 50, riuscendo a sconfiggerlo, ma non lo uccide, risparmiandogli la vita. I tre Saiyan a questo punto riescono a trovare il loro vero obiettivo, ovvero Don Kir. Ovviamente lo scontro è ancora più scontato di prima, in quanto Don Kir è veramente una pippa e ha 150 di potenza. A questo punto, infatti, Pan lo costringe a liberare il popolo dalla dittatura. Questa vicenda, ovviamente, stravolge la storia del pianeta, facendolo tornare alla normalità, avendo sciolto la tirannia che durava ormai da anni. Adesso, finalmente, il popolo è libero e a questo punto si può ripartire. I tre, tra l'altro, hanno trovato un nuovo amico. Il suo nome è Jill, il nuovo Dragon Radar, e risalgono sull'astronave, preparandosi alla partenza. Finalmente si può tornare a ricercare tutte e sette le sfere del drago. Infatti, ok l'aver salvato un pianeta dalla dittatura, ma ancora non hanno portato avanti il loro principale obiettivo, quello per cui sono partiti. Dopo tempo di ricerca e grazie al nuovo amico Robot Jill Radar Dragon, che ha la funzione del radar, trovano un pianeta in cui si trova una delle sette sfere. E da qua inizia la loro vera avventura. Il pianeta che hanno trovato è Mon Mazu, le cui dimensioni sono 100 volte superiori a quelle terrestri. E, ovviamente, come al solito, nasconde un sacco di insidie. Eravamo arrivati al punto in cui il trio, grazie a Robot Jill, trovano il pianeta di una delle sette sfere del drago. Il pianeta in questione che hanno trovato è Mon Mazu, le cui dimensioni sono di 100 volte superiori a quelle terrestri. Mentre Goku si occupa della raccolta di mele e Pan trova un vestito da ape, Trunks e Jill stanno cercando la sfera del drago, che si trova sul pianeta. Il radar, inghiottito da Jill, porta a Goku la sfera del drago, quindi trovano facilmente la sfera dalle quattro stelle. Sfortunatamente una mela cade dall'albero, incredibile, schiacciando la stessa sfera. Prima che i tre possano sollevarla e recuperare la sfera, questa viene raccolta da un enorme falco da 130 di potenza e viene portata molto lontano. Successivamente il volatile si avvicina a un gigante con un potere di 270 e lascia la mela nella sua mano. Goku e Trunks però si fermano perché sentono le grida di Pan. I due decidono di salvarla quindi. La ragazza infatti si ritrova in uno sciame di api gigante, ognuna da 100 di potenza. In
Gli insetti hanno scambiato Pan per una di loro, per via del suo costume d'ape. Guarda il caso proprio, mamma mia, Dragon Ball GT ci dà ste perle incredibili. Lei prova ad andarsene, ma uno degli sciami la insegue, convinti che sia l'ape regina. Pan incontra Goku e Trunks, che hanno liberato l'ape regina da un mega ragno potentissimo da 160 di potenza. Allora, a questo punto, le api riconoscono la vera regina e lasciano andare Pan. La stessa Saiyan libera finalmente da queste api accollose, si toglie il vestito, giustamente. Vedi, qualcosa di intelligente la fa. Intanto il gigante sta cucinando del pesce sul fuoco. Goku, affamato, sente l'odore e si dirige sul luogo. I tre vedono il gigante che sta mangiando il pesce e la mela che hanno trovato prima. Ma quando la morde, la sfera rimane incastrata in un suo dente, provocandogli un forte dolore gengivale. Il Saiyan, che ha visto l'accaduto, entra nella bocca del gigante e con una Kamehameha estrae il dente. E addirittura per un gigante del cavolo che gli devi un cazzotto lo stendevi. Uscito, recupera la sfera incastrata dalla cavità del dente. Recuperata la prima sfera, quindi, Goku, Trunks e Pan lasciano finalmente il pianeta. Tempo dopo, i tre atterrano su un altro pianeta, Gelbo, che sembra ospitare una delle 6 sfere del drago che cercano. La zona in cui si trova è un luogo pacifico, ma i villaggi sono troppo tranquilli. Iniziate le indagini, Trunks, Pan e Goku scoprono della minaccia del mostro Zounama, che si pensa avere attualmente 30.000 di potenza. Infatti, con i suoi baffi crea terremoti, spaventando la popolazione. Inoltre, il mostro desidera una sposa dagli abitanti del villaggio, minacciandoli di mettere a rischio la loro sopravvivenza con le scosse da lui provocate. Ovviamente, nessuna donna accetta di sposare il mostro, ad eccezione di Lina, una ragazza fidanzata. Un altro caso vuole che nell'acconciatura della stessa ragazza ci sia una delle sfere del drago. Zounama, contento del risultato delle minacce, se ne va, promettendo di tornare il giorno dopo a prendere sua moglie per portarla nella propria tana. Tana, magari. Lina, devastata dalla sua azione, sviene. A questo punto, allora, Goku, Trunks e Pan sfruttano l'occasione per ottenere la sfera, promettendo di sbarattarsi di Zounama. Gli abitanti del villaggio accettano, sperando che Lenu non debba sposare il mostro. Pan propone di offrire a Zounama una sposa finta fra loro tre, che, nel momento adatto, taglierà i baffi del mostro per impedire altri terremoti. Quindi, come prima proposta, c'è Goku, perché è il più forte, oggettivamente. Ma si accorge che è troppo basso e, visto che anche lei è bassa e non molto forte, sceglie Trunks. Anche se controvoglia, Trunks accetta per salvare la terra. Il mattino dopo, lo stesso Trunks indossa un abito da sposa e truccato con una parrucca da donna. Quando Zounama arriva per prendere Lina, scambia Trunks per questa e lo porta verso la sua tana, tenendolo in mano. Quando Goku e Pan vedono Zounama andarsene, decidono di andare a controllare e quindi lo seguono. Con loro viene anche Doma, il fidanzato di Lina. Zounama porta Trunks nel suo covo, una grotta sotto un vulcano. Mentre lo trasporta, a Trunks cade la parrucca, facendo mostrare la sua vera acconciatura. Zounama però, anche notandolo, rimane interessato a lui, credendo che sia una ragazza dai capelli corti. Il ragazzo riesce ad addormentare il mostro successivamente. Mettendo un sonnifero nel banchetto nuziale. Quindi il mostro sviene, dando tempo a Doma di tagliare uno dei suoi baffi con le forbici giganti. Zounama all'improvviso si sveglia e dice di provocare un terremoto. Però, purtroppo, o per fortuna, non accade nulla. E il gruppo capisce che Zounama non può causare terremoti, ma solo prevederli. Infatti il mostro non ha 30.000 come detto prima, ha soltanto 200 di potenza. All'improvviso avviene un'esplosione, ed il vulcano inizia a crollare. Goku usa una Kamehameha trattenuta da 20.000 per non distruggere il pianeta, ovviamente, contro la parete per spingersi fuori dalla grotta e salvare sé e il gruppo. Fuori, con un'altra Kamehameha, distrugge il vulcano ed impedisce l'esplosione.
missione. Tornati nel villaggio, Zaonama si scusa con gli abitanti, che danno, come promesso, a Goku, Trunks e Pan la loro sfera del drago dalle 6 stelle. Ma, dal nulla, compare un uomo che ruba la sfera. Poi si trasforma e scappa sulla sua astronave. I tre inseguono il ladro fino a un altro pianeta, Beai. Questo pianeta è roccioso e ha un labirinto all'interno. L'alieno, uno dei tre fratelli Parabara, raggiunge gli altri due e, insieme, fuggono su un altro pianeta. I tre fratelli hanno un potere combattivo di circa 800, ma non basano tutto sulla forza. Infatti, come vedremo dopo, ci sarà da divertirsi. Atterrati sul pianeta Lud, consegnano la sfera rubata a Mucci Mucci, il servo di Lord Lud, da 1000 di potenza. Lud, invece, ha un potere molto più alto, in quanto si rafforza sempre di più assorbendo le energie delle persone trasformate che inghiotte. Per ora ha addirittura 200 milioni. Tutti lo trattano come un dio. Mucci Mucci, arrabbiato, si rifiuta di ricompensare i tre fratelli, perché sa che Goku, Pan e Trunks hanno un'altra sfera del drago. Mucci Mucci gli ordina di prendere anche quella, minacciandoli di trasformarli in bambole. Quindi i tre fratelli Parapara tornano su Beai. Su questo pianeta, infatti, si trovano ancora i tre Saiyan, che sono attaccati da quattro mostri giganti dall'aspetto di vermi, che hanno soltanto 20.000 di potenza. I fratelli Parapara, allora, fanno ballare Goku, Trunks e Pan fino allo sfinimento. Ma alla fine i tre riescono a liberarsi e a sconfiggere gli avversari. Infatti, come detto prima, hanno soltanto 800 di potenza e non sono forti a combattere, ma a quanto pare sono bravi a far ballare le persone così perché fa figo Dragon Ball GT, insomma c'ha tutte queste cose, come avete capito. Quando però Pan, assieme a Jill, sale sulla loro astronave per riprendere le sfere, questa parte verso il pianeta Lud. Evidentemente, appunto, c'è un infiltrato e abbiamo capito tutti di chi si tratta, essendo gli altri tre i nostri protagonisti. Chissà che questa avventura non ci riservi delle enormi sorprese. L'astronave dei nostri eroi ritorna su Lud e il pianeta di controllo segnala il danger, ovvero c'è qualche problema nell'astronave. Pan allora chiede aiuto a Jill, il quale schiaccia un pulsante e fa aprire un buco sotto di loro. Goku chiede ai nemici catturati, ovvero i fratelli Parabara, dove si trova Pan e capisce che è su Lud. Allora la nostra Saiyan decide di prendere un souvenir dal pianeta e si avvia verso il castello. Al suo interno si sente cantare e la ragazza giunge alla statua di Mochi Mochi, d'ora in poi chiamato M2 perché Mochi Mochi fa veramente cacare, il quale ha molti adoratori. M2 dice di essere sacerdote di Lud, ma Pan è interessata alla sfera del drago che si trova vicino a lui. La Saiyan prende la sfera e fa per volare via, ma prima di riuscire viene trasformata in un pupazzetto dallo stesso M2. Quest'ultimo la sta per mettere in un'urna, ma proprio in questo momento arrivano i nostri due Saiyan, Goku e Trunks. Appena li vede, M2 evoca un leone robot, che sembra essere potentissimo, ovvero ha 60.000 di potenza, ma nonostante ciò viene ovviamente sconfitto da Goku. A quel punto M2 si trasforma nella sua vera forma, una specie di serpente da ben 70 milioni. Il combattimento infuria tra M2 e i nostri eroi. Il nemico ha il potere di controllare la terra e lanciare numerose rocce. Con i suoi 15 milioni, Trunks rimane immobilizzato. Anche se Goku sembra essere in difficoltà, finché non si trasforma in Super Saiyan, raggiungendo come al solito il miliardo. Allora, in questo momento viene introdotto un personaggio che si chiama Doltaki, che ha un potere di 5, di cui non abbiamo neanche un PNG, non mi va neanche di farlo a Photoshop, cioè, ma ragazzi, ma è una scimmia, cioè, nel senso, il collegamento è Taddei scimmia, Taddei scimmia, cioè, ragazzi, vabbè, da adesso Doltaki si chiamerà scimmia, lo chiamerò la scimmia. Intanto una scimmia guarda lo scontro. Una scimmia, che ce devo fare?
Guarda lo scontro mentre gioca con Pan, versione pupazzetto, e dice che l'energia di Goku sarebbe utile a Lud, ma M2 è troppo debole. Ah, ovviamente, se non vedete la scimmia è perché non ci sta come immagine. Molti adoratori e la scimmia si riuniscono per evocare il dio Lud. Intanto Trunks si trasforma in Super Saiyan, raggiungendo i 750 milioni, e insieme a Goku riesce a sconfiggere il pericolosissimo M2. Ma i guai non sono finiti, anzi, sono appena cominciati. Infatti dal vaso dove venivano messi i pupazzetti sta per uscire qualcosa. Il vero Lud in realtà è un robot gigante con la faccia di una bambola di porcellana stile 800 e sembra essere anche molto forte. Per vedere la sua potenza guardate il video precedente. Comunque sia, Lud ottiene il potere prendendo l'energia dai suoi seguaci. Non si sa quanti seguaci o vittime Lud abbia assorbito nei decenni in cui è stato venerato. Lo so, questa puntata è strana, sembra veramente scritta da un ragazzino di 3 anni, però è così. Andrea Sala, Brody, super guerriero. Intanto la scimmia chiede a Pan se vuole indossare uno strano vestitino cinese, ma viene contattata da Dottor Mew, il quale ha attualmente 100.000. Mew chiede alla scimmia come stanno messi con le sfere del drago e della situazione del pianeta. Quando viene a sapere che Lud sta combattendo, guarda lo scontro e vede che il combattimento è a favore di Goku, quindi chiede perché Lud stia combattendo soltanto al secondo livello della sua potenza. La scimmia risponde che può bastare, ma Dottor Mew fa in tutti i modi che la scimmia e Pan rifiniscano dentro Lud. Quest'ultimo alla fine ci riesce, infatti i due finiscono proprio nel suddetto, e la sua potenza sembra essere aumentata vertiginosamente, arrivando addirittura a 1 miliardo. Adesso il combattimento a favore di Lud. Il dottor Mew è felice del comportamento del suo bambino, infatti l'ha costruito lui. In realtà il robot potrebbe arrivare anche a 1,5 miliardi se non 2. Il problema è che non sa controllare tutto il suo potere, non avendolo mai usato. Intanto all'interno del bambolone si risvegliano Pan e la scimmia e scoprono che il punto debole di Lud è proprio il cuore. Pan lo attacca dall'interno, ma non succede niente. Allora decide di dirlo a Goku attraverso la pelle trasparente di Lud, ma Goku non la vede. Pan allora deve trovare un altro modo per comunicare col suddetto Saiyan. Intanto altre persone dentro Lud dicono di essere capaci di comunicare telepaticamente, guarda caso. Goku allora capisce il piano, ma devono colpire contemporaneamente sia dall'esterno che dall'interno. Pan decide di contare fino a 3, ma Goku ha difficoltà con i numeri e decide di contare con 3 cibi giapponese. Cavolo però, cioè fino a 3 poteva anche contare. Il colpo va a segno e Lud viene abbattuto. La potenza della Kamehameha di Goku, infatti, ha raggiunto 1,5 miliardi. Mochi Mochi afferma che Lud distruggerà l'universo caotico, ma molto probabilmente stava parlando in chiave metaforica, poiché Lud era stato progettato per accogliere l'energia di un altro personaggio molto potente che vedremo dopo. Progettato anch'esso dal dottor Mew. Pan felice riabbraccia il nonno e prende la 6ª sfera. La scimmia comunque appena liberata riesce a scappare. I nostri eroi sono ancora in viaggio nello spazio, quando Pan sente accidentalmente la conversazione tra Goku e Trunks, dove Trunks dice che sarebbe meglio avere Goten al posto di Pan, per non farle correre pericoli e per affrontare il dottor Mew. Naturalmente la ragazza ci rimane male. Poco dopo, la navicella atterra sul pianeta deserto, che sembra essere pericoloso. Infatti, appena si apre il portello, vengono attaccati da un 100 piedi da 4.000 di potenza, che viene giustamente respinto da Goku. Intanto Pan decide di scappare e Jill la segue. Intanto la scimmia di prima, quella di cui non abbiamo l'immagine, incontrata su Lud, decide di andare da Dottor Mew, che però non c'è, e perciò costretta a parlare con Shogun Gildo, uno dei subordinati dello scienziato. Anche di questo è quasi impossibile trovare un'immagine. Successivamente lo stesso Gildo viene contattato dal Dottor Mew, che gli ordina di uccidere Goku e Trunks. Nel frattempo Pan è in difficoltà, non ha acqua ed è stremata dal caldo. La raggiunge però Jill,
che la aiuta. Intanto Pan trova anche la quinta sfera. Goku a questo punto si accorge che Pan è scomparsa, ma prima che possa muovere un dito, Pan torna da lui con la quinta sfera e così si è finalmente guadagnata un posto sulla nave. Dopo un po' di peripezie ritroviamo i nostri protagonisti sulla nave. Pan e Jill giocano ad un videogame quando a un certo punto il robottino vede un pianeta. Quest'ultimo chiede di poter atterrare sul suddetto pianeta e Goku e Trunks acconsentono. Jill è così felice di poter tornare a casa, che non sta più nella gioia. Ma questo purtroppo è un nuovo capitolo che ci fa arrivare ad un punto cruciale della storia, dove uno dei quattro protagonisti tradirà gli altri tre. Salute. Eravamo arrivati al punto in cui Jill dice a Pan che ha visto il suo pianeta natale. L'indomani la ragazza chiede a Goku e Trunks di andare su quel pianeta e, dopo un po' di discussioni, si decide di acconsentire. Jill è felice di dire che sta per tornare a casa. Intanto però, in una città su quel pianeta, Shogun Rirudo, il quale ha 12 milioni in questo momento, chiede aggiornamenti ad un robot e apprende che il vascello dei nostri eroi si sta per avvicinare. Quindi avvisa il dottor Mew degli ultimi avvenimenti. Goku e soci atterrano, si ritrovano su un pianeta composto in gran parte di metallo. Anche la struttura è metallica e sembra senza vita. Ma quando Goku urla a gran voce se c'è qualcuno, molti robot verdi simili a Jill appaiono, ognuno da 100 di potenza. Jill dice di non sapere se questo è effettivamente il suo pianeta e poi, come se si ricordasse qualcosa, vola da Rirudo, che si congratula con lui per aver portato gli umani sul pianeta. Poi umani, cioè Saiyan. Intanto altri robot si classificano come Squadra Sigma, quattro membri da 100.000 di potenza l'uno, i quali dicono che Jill è uno di loro. Quindi lanciano del gas e addormentano Goku e Trunks, e anche Pan viene catturata. Infine Rirudo recupera le Dragon Ball dai Saiyan. Nel palazzo di Mew, altri robot da 100 di potenza si preparano ad esaminare i prigionieri, in modo da valutare la loro forza. Pan è riuscita a intrufolarsi nell'edificio e si è travestita da robot per passare inosservata. In questa veste ha assistito a Mew, che attualmente ha 8.000, e Rirudo, che premiavano Jill per aver portato i Saiyan da loro. In seguito scopre che il dottor Mew si è impadronito del pianeta, eliminando quasi ogni forma di vita con la sua macchina per creare robot mutanti. Pan ha deciso di eliminare quest'essere malvagio e si dirige verso la torre principale, dove si trovano le Dragon Ball e i suoi amici. Intanto Rirudo si è meravigliato della forza di Goku, ma quest'ultimo è più preoccupato per il comportamento di Jill, che riteneva amico. In quel momento irrompe nella stanza Pan, e anche Goku decide che è arrivato il momento di liberarsi, spezza le catene e distrugge la sonda che tiene bloccato Trunks. Il gruppo di robot mette fuori gioco Pan e ingaggia un combattimento con Goku, che sembra essere messo alle strette. Infatti i nemici dicono di avere molte informazioni riguardo il Saiyan grazie a Jill, e Rirudo, che sta osservando lo scontro, ringrazia ancora il robottino. Anche se counterato, Goku non sta lottando sul serio e da un certo punto decide di darsi da fare e lancia una serie di onde da 200.000 di potenza intorno a sé, dando il tempo a Trunks e Pan di salire sull'astronave. Lo scontro si trasferisce all'aperto, dove i Sigma si uniscono a formare un mega cannone da 5 milioni. Ma Goku tiene lo stesso le redini dello scontro. I Saiyan intanto sentono incombere un'enorme forza combattiva. Questa grande forza è assolutamente Rirudo. Che giunge volando e si congratula con Goku per aver sconfitto il mega cannone. Ma quasi subito Pan lo attacca ed il nemico sembra incassare i colpi senza fare una piega. Subito dopo si concentra e spara una specie di raggio verde diretto verso la ragazza. Trunks si frappone e viene trasformato in una specie di blocco di metallo che subito sparisce. Pan chiede spiegazioni,
ma ovviamente Rirudo non ne vuole sapere di rispondere. Quindi la Saiyan decide di andare alla Grande Torre. Intanto Goku ed il suo avversario iniziano a lottare, devastando i dintorni. Ricordiamo che Goku in questo momento ha 20 milioni. Alla torre Trunks sta per venire teletrasportato sul pianeta di Mew, davanti a Jill. Pan, appena vede il robot, cerca di attaccarlo, ma viene fermata dai meccanismi di difesa della stanza, nonostante Jill l'avesse avvisata dei pericoli. Lo scontro intanto tra il Saiyan e il nemico è veramente avvincente. E dopo un lungo scontro, Goku decide di trasformarsi in Super Saiyan, un miliardo. Ed anche Rirudo aumenta il suo livello di potere, assorbendo tutti i meccanismi presenti intorno a lui, raggiungendo i 200 milioni. La grande battaglia tra Goku e Rirudo volge a favore del primo. Ma il Saiyan si è accorto che il robot non combatte alla massima potenza e gli chiede di trasformarsi ancora. Rudo decide di acconsentire ed ora assorbe parte del pianeta, diventando in pratica un tutt'uno con esso. Ora lui riesce a creare muri di metallo davanti ai corpi di Goku e quest'ultimo pare in difficoltà. La nuova trasformazione ha fatto sì che il nemico raggiungesse i 3 miliardi. Intanto Pan, nella torre, ha incontrato un vecchio robot che pare desideroso di aiutarla. La ragazza scopre così di essere stata sbalzata fuori dalla stanza di Jill a causa di una specie di muro dimensionale, ma il suo nuovo amico sembra essere in grado di disattivarlo. E questo robot, tanto amico, ha 5 di potenza. Comunque, così avviene. Ma prima che Pan possa attaccare Jill, altri robot da 100 di potenza la aggrediscono. E mentre lei cerca di liberarsi, e anzi si libera di loro, il robottino porta il vecchio robot all'interno del muro dimensionale e lo ricrea. Pan ne rimane fuori, ma con lei c'è una sfera del drago che non potrà essere vista da Mew. Nel frattempo torniamo allo scontro principale. Goku è in grave difficoltà e non può che fuggire dal suo avversario. Intanto anche Pan ritorna dalla torre, ma non appena arrivati entrambi i Saiyan vengono catturati e fanno la fine di Trunks. Tutti finiscono teletrasportati nel laboratorio del Dottor Mew. I 3 pannelli contenenti i 3 amici sono posti su dei tavoli operatori e Mew è ansioso di utilizzare l'energia dei Saiyan per i suoi loschi scopi, quando Jill arriva ed interrompe il dottore. Il piccolo robot si rivolta contro il proprio creatore, dicendo che solo Pan, Goku e Trunks sono i suoi veri amici, e con una specie di coltello libera Goku e gli altri dalla prigione metallica. Nel laboratorio di Mew scoppia il caos ed il dottore scappa su una rampa di scale. Viene però bloccato da Trunks, il quale ha sempre 15 milioni, davanti ad una porta con su scritto Secret Room. Al suo interno c'è una specie di zona di spazio aperto in cui giace una larva metallica. La creatura sospesa nella stanza si chiama Baby, che attualmente incubato ha già 20 milioni ed è il robot mutante più potente di Mew, ma non è ancora terminato. Trunks, appreso da Jill che Baby potrebbe essere un serio pericolo per l'intera galassia, decide di distruggerlo, o almeno di provare a distruggerlo. Il ragazzo si mette alla console di controllo e cerca di riprogrammare il computer per terminare l'incubazione del mutante. Questo sappiamo che può farlo essendo figlio di Bulma, che gli avrà insegnato chissà quante cose sul mondo dei computer, e quindi l'unico che poteva fare questa operazione era lui. Ma Mew cerca disperatamente di mantenere in vita la sua creazione. Il dottore, con il suo ultimo sforzo estremo, riesce a salvare comunque Baby e gli ordina subito di eliminare i Saiyan. Il mostro, che da risvegliato a 50 milioni, cerca di attaccare i 3 amici, ma i nostri protagonisti sparano contemporaneamente sulla creatura ed arrivano ad un attacco da 100 milioni e riescono a mandare in pezzi Baby. Sfortunatamente Mew, ormai lasciato senza attenzione, riesce a convertire parte della stanza in una capsula di salvataggio e salva il mutante inviandolo nello spazio con la missione di eliminare i Saiyan. Ma il piccolo si rivolta contro il proprio padrone e lo uccide. Parte nel cosmo con piani di tutt'altra natura. Intanto Goku e compagni riprendono il viaggio alla ricerca delle sfere del drago. Ora sappiamo tutti che cosa sta per succedere. Inizia la saga di Baby.
Eravamo arrivati che i nostri eroi avevano sconfitto Baby. E quindi, dopo tutti questi macelli, prendono l'astronave e cercano di ripartire dal pianeta. Ma mentre si allontanano, Rirudo è ancora vivo e non è molto intenzionato a lasciarli andare così facilmente. Infatti, con vari arti, blocca l'astronave. Ma Goku non vuole perdere tempo. Quindi, insieme a Trunks e Pan, spara un'onda energetica da 1 miliardo che prende alla sprovvista il mostro, che va in pezzi. Finalmente i tre sono liberi di continuare la ricerca delle sfere del drago. Intanto, dal corpo di Rirudo si allontana Baby, avvilito perché il suo piano non ha avuto successo. Esatto, Baby aveva il controllo di Rirudo. Dopo l'attacco del pianeta Rirudo e dopo la manomissione della macchina per rianimare Baby e la sua distruzione, il potere del nemico è calato drasticamente. Infatti attualmente ha soltanto 1 milione. La sua tecnica inoltre è molto strana, ma la vedremo successivamente. La nuova sfera sembra essere localizzata vicino ad un vascello alla deriva dello spazio, vicino ad una stella, e destinato alla distruzione a causa della gravità. I tre recuperano la sfera senza tanti indugi e incontrano uno strano alieno da 1500 che tenta di fermarli. Ma non è un grosso problema e i Saiyan riescono per un pelo a sopravvivere comunque, nonostante ciò, all'attrazione della stella e dalla sua gravità. Tornati sulla navicella, decidono di portare l'alieno, che è rimasto ferito, ad un ospedale su un pianeta vicino. E così fanno. In chiusura d'episodio, nell'ospedale scoppia il caos. Qualcosa è successo nella stanza dell'alieno misterioso. Un'altra esplosione colpisce l'ospedale, ma non si sa bene da dove provenga. Tutti scappano e Goku salva un paio di persone. Poco dopo l'edificio torna agibile e i Saiyan vengono invitati a mangiare. Goku però odia gli ospedali, ma rimane comunque. Tutto sembra tornato normale, ma in realtà dentro l'edificio Baby sta poco per volta prendendo possesso di varie persone. Ecco svelato il suo potere. Non lo sapevate, giusto? Sì, vabbè, lo sappiamo tutti. Il mostro era entrato prima nell'alieno salvato, poi nel dottore, eccetera. Successivamente Trunks viene invitato a visitare l'ospedale e il ragazzo accetta, non ne aveva mai visto uno. Questa cosa poi c'è, assurda, io non ho parole. Ma dopo giunge il momento propizio per Baby e lo attacca alle spalle. Abbiamo in questo combattimento i 15 milioni di Trunks contro i 2 aumentati di Baby. Infatti poco a poco Baby sta crescendo. Goku capisce che ci sono dei problemi e accorre in tempo. Riesce quindi a vedere il mutante che entra nel corpo di Trunks attraverso una ferita sulla spalla. Trunks sembra lottare per riprendere il possesso del suo corpo e ci riesce quando si trasforma in Super Saiyan, raggiungendo i 750 milioni, perché ricordiamo che il Super Saiyan moltiplica per 50 il valore base. Baby capisce che i Saiyan sono ancora troppo forti per lui, ma nel caos riesce comunque a farsi credere sconfitto, anche se in realtà non lo era. Comunque sia, la Dragon Ball che aveva con sé, che aveva recuperato dal corpo del Dottor Mew dopo averlo ucciso, viene recuperata ed il viaggio ricomincia. Viene recuperata dai 3 protagonisti, ovviamente. Sulla Terra, intanto, la vita scorre tranquilla, in attesa del ritorno di Goku. Mancano 4 mesi alla fine dell'anno. Goten, che continua a non allenarsi, scendendo a 8 milioni, ha un appuntamento con la sua ragazza, Haru. Vegeta ha deciso comunque di tagliarsi i baffi. Grazie a Dio! Veramente inguardabili, cioè una cosa veramente assurda, cioè. Come gli è venuto in mente i baffi a Vegeta, vabbè. Intanto Goku ha recuperato un'altra sfera. La scena comunque torna a Satan City, dove un energumeno biondo semina disordine cercando i Saiyan. Satan, con un valore di 100, accorre, ma il nemico sembra fuori dalla sua portata e continua a dire di voler incontrare un Saiyan. Goten è da quelle parti, insieme ad Haru, la sua ragazza, e presto viene localizzato, ma dopo aver eliminato il grosso tipo, dal suo corpo emerge Baby. Adesso sembra un adolescente, 5 milioni, e dice di volersi impossessare del Saiyan. Goten allora ingaggia un combattimento senza troppo impegno con Baby, cioè combatte parlando al telefono con Haru, e da un certo punto si trasforma in Super Saiyan per impressionare la ragazza.
raggiungendo i 250 milioni. Quindi lancia una Kamehameha sull'avversario, ma Baby ci si tuffa dentro, in modo da entrare nel corpo del Saiyan attraverso una ferita che gli aveva fatto prima. Goten era più forte di Baby, ma come nel caso di Rirudo, il colpo a sorpresa ha giocato un brutto scherzo. Adesso l'alieno può assorbire tutte le conoscenze del Saiyan e scopre che il combattente più forte in quel momento sulla Terra è Vegeta e parte per cercarlo. In questo momento Goten ha 20 milioni. Intanto Goku, Trunks e Pan recuperano un'altra sfera. A casa di Kiki, comunque, irrompe Goten, chiedendo dove si trova Vegeta, e con disappunto scopre che non è lì. In compenso arrivano Gohan e Videl, e Baby ritiene che tutto sommato può essere sufficiente Gohan, quindi lo attacca e lo ferisce. Il figlio di Goku ha in questo momento 30 milioni di base. Il Saiyan si rende conto che c'è qualcosa che non va nel fratello, ma per evitare di fargli male, fa sì che Baby entri senza troppe difficoltà. Baby Gohan, 50 milioni. Nel frattempo, Piccolo si accorge che c'è qualcosa che non va, essendo anche il più intelligente della saga, ma Baby lo snobba, dicendo che è troppo debole. Il suo obiettivo finale rimane sempre Vegeta. Infatti Piccolo ha anche lui 80 milioni, ma non può trasformarsi in Super Saiyan, ovviamente, quindi nel totale rimane molto più debole. Nel frattempo Vegeta e Bra, sua figlia, sono in giro in automobile, quando arriva Gohan Baby e li attacca. Intanto da Kiki Goten si risveglia, ma sembra ancora sotto l'influsso dell'alieno, infatti va subito a cercare Vegeta. Nello spazio intanto Goku recupera finalmente l'ultima sfera su un pianeta ghiacciato. Cioè ormai praticamente le sfere sono, capito, un filler che mettono così a sprazzi ogni tanto due secondi. Ma torniamo sulla Terra, perché ora le sfere le abbiamo tutte, ma c'è un problema più grande. Gohan Baby chiede a Vegeta se si ricorda di lui, ed il Saiyan pare ricordare. Infatti nella traduzione originale dice Tsufuru Jin, ovvero Tsufuriano, che è la razza di Baby. Vegeta in questo momento ha ben 80 milioni di base. E a questo punto della storia inizia così un furioso combattimento. Gohan lancia un'onda da 100 milioni, ma Vegeta la schiva facilmente. A questo punto Gohan si trasforma in Super Saiyan, raggiungendo i 2,5 miliardi. Dopo degli attacchi di Gohan che vanno a segno, sembra tutto perduto, quando Vegeta, a sorpresa, si trasforma in Super Saiyan 2, raggiungendo gli 8 miliardi. Il padre, a questo punto, sembra essere in vantaggio. Infatti, ha continuato ad allenarsi, anche se è più vecchio. Quando arriva Goten, però, le cose cambiano. Il nuovo arrivato si finge un alleato, e nel momento propizio cambia direzione d'intenti. Dopo altri scambi di colpi, Vegeta è ormai pieno di piccole ferite e Baby riesce ad intrufolarsi nel suo corpo. Per un attimo il Saiyan si rende conto di ciò che sta accadendo e si ricorda della distruzione del pacifico pianeta Plant, patria degli Tsufuriani. Prima di morire, gli scienziati del pianeta avevano creato Baby e lo avevano mandato alla deriva dello spazio, dove Mew lo ha ritrovato. Questo è uno dei più grandi pregi di GT, un villain come Baby, personaggio caratterizzato benissimo, carismatico ed una storia dietro che si ricollega ai Saiyan. Dopo essersi fatto controllare, Vegeta si trasforma in Super Saiyan 2, così, per far vedere quanto è figo. Gli appaiono delle strisce rosse sul viso e arriva a ben, tenetevi forte, 100 miliardi. Infatti sappiamo che il suo moltiplicatore è molto diverso adesso. E non è neanche il massimo che può raggiungere. Eravamo arrivati alla possessione di Vegeta da parte di Baby. Ormai, sulla Terra, tutti i Saiyan sono sotto il controllo dell'alieno. La situazione sembra essere disperata ed irrecuperabile. Finalmente, comunque, dopo mesi e mesi, Goku e i suoi amici tornano sulla Terra. E la prima tappa è il Santuario del Supremo, dove le sfere vengono consegnate a Dende, il quale ha 25 attualmente. Ma non appena i tre Saiyan se ne vanno, lo stesso Dende dice che le sfere del drago devono essere date a Baby, il suo padrone.
anche lui, purtroppo, è stato impossessato. Nel frattempo, Trunks e Jill vanno alla Capsule Corporation, dove ricevono un freddo benvenuto da Bulma e Vegeta. Anzi, la donna chiede a Vegeta di punire il figlio. Solo allora il ragazzo si rende conto di chi ha davanti. Ma purtroppo è troppo tardi. Infatti Baby può controllare le persone tramite un uovo. Ne aveva lasciato uno anche in Trunks. E solo adesso viene attivato. Ed è per questo appunto che in passato molte delle persone che sono state impossessate non erano forti all'inizio, ma successivamente sono diventate ancora più forti. A casa di Goku invece arrivano Pan e il suo giovane nonno. La reazione di Videl e Kiki è la stessa di Bulma. Goten e Gohan attaccano il padre e solo l'arrivo di Buu e Mr. Satan, che sembrano non essere sotto il controllo del mutante, salvano Goku e Pan. Il personaggio rosa ha attualmente 340 milioni. I vari Saiyan controllati da Baby si avvicinano a Goku, Pan, Buu e Satan, e Goku chiede a Buu di portare in salvo Pan e Satan. Per fare ciò, il demone li trasforma in biscotti e se li mangia. Lui sembra essere infatti immune ai poteri di Baby. Se non sapete i valori comunque dei Saiyan controllati, cliccate sulla i per vedere il video precedente. Lì troverete elencati tutti i valori di tutti i personaggi Saiyan con, contro. Ragazzi, cioè il video dell'altra volta ve lo dovete vedere per forza. Non ci sono scuse. La domanda comunque adesso è: il nostro eroe sarà in grado di attaccare i suoi amici? Il problema è che in questo momento non c'è altra scelta. Vegeta si trasforma e vi ricordo, se non avete visto il suo livello di combattimento, vedete il video precedente. E Goku, che dopo tutti questi combattimenti ha aumentato il suo valore base da 20 a 30 milioni, decide di diventare Super Saiyan 3. Sembra una versione deformed di lui stesso da adulto, ma il suo giovane corpo non sembra in grado di reggerla. Il suo valore da Super Saiyan 3 sarebbe dovuto essere 12 miliardi, in quanto questa trasformazione moltiplica per 400 il valore base. Il problema è il corpo da bambino che ha Goku in questo momento, che non può esprimere tutto il suo potere, arrivando solo a 10 miliardi. E ricordiamo che questi qua sono valori base della trasformazione, ovvero un Super Saiyan ha un range, ovviamente, non è che se ha per caso 10 miliardi rimane a 10 miliardi per tutto il tempo, ma può variare anche per arrivare a 20-30, insomma. Vegeta, comunque sia, non ha molta difficoltà a battere il nemico, non si sa come, ma per dargli il colpo di grazia chiede a Gohan, Goten e Trunks e Bra di dargli un po' della loro forza. Ah, nel video precedente mi avete chiesto quanto a Bra. Ragazzi, avrà all'incirca 500. E dopo chiede lo stesso a tutti gli abitanti della Terra. Ora Vegeta ha raggiunto il suo massimo livello di potere e con un colpo unico sembra uccidere Goku. La sua potenza attuale è di addirittura 400 miliardi. Questa è la forma finale di Baby Vegeta, quella contro cui Goku dovrà fare i conti per il resto della saga. Sulla Terra ormai lo stesso Baby Vegeta è padrone incontrastato e Dende gli porta le sfere. Il drago viene evocato e l'alieno chieda che venga ricostruito il pianeta Plant vicino alla Terra, completamente dotato di edifici e strutture, ma senza abitanti. E vai, mesi e mesi di lavoro buttati nel cesso per uno schifoso baby, e dai, sì. Pan e Satan intanto ritengono che ormai tutto sia perduto e Goku si ritrova in uno strano posto. Questo posto, appunto, che sembra più una sala giochi, è controllata da uno strano individuo, Suguru, una strana creatura dalla pelle blu e molto bassa, da 80 di potenza. Questo lo invita a partecipare a un gioco a premi, ma la creatura che funge da dado è palesemente un'amica di Suguru e fa sì che a Goku capitano tutte le domande più difficili. Nonostante tutto, Goku trova il gioco divertente e decide di continuare a giocare.
Sì, infatti, chi se ne frega che poi dall'altra parte i tuoi familiari stanno soffrendo sotto l'influsso di un alieno che vuole uccidere tutti. Va bene, comunque non importa. Nel frattempo, sul pianeta degli dei Kaio, veniamo a sapere che Kibito, ovvero Kibit più Kaioshin, il quale ha 120 milioni di potenza, ha provato a salvare Goku in extremis, teletrasportandolo via. Ma la potenza dell'esplosione ha portato in due luoghi diversi i due personaggi. Il vecchio Kaioshin dice che deve fare in fretta. Goku, nel frattempo, continua a giocare con Suguru, ma si accorge che qualcosa non va. Infatti il dado pare gridare quando tocca della lava bollente. Infatti, l'oggetto si trasforma in una specie di procione verde e si avvicina al comico presentatore chiamandolo papà. Goku ha capito il trucco. Hallelujah! Hallelujah! Goku ha capito il trucco! Ed anche Suguru si trasforma. Sono entrambi degli Space Tanuki, ovvero dei procioni spaziali, ed avevano deciso di imbrogliare il Saiyan per divertirsi un po'. Era da tanto tempo che non veniva nessuno, quindi Goku vorrebbe andarsene e distruggere la stanza in cui è rinchiuso, con un'onda Kamehameha da 100 milioni. Grazie al colpo, Kibito sente l'aura del ragazzo e corre a teletrasportarlo sul pianeta dei Kaio, insieme ai due strani animali. Sulla Terra, poco a poco, la popolazione viene teletrasportata su Plant, grazie ai vascelli della Capsule Corporation. Nella confusione, Buu si intrufola in uno di essi con Satan e Pan. Intanto Goku sta cercando di rendere il suo giovane corpo in grado di resistere alla trasformazione in Super Saiyan 3, ma sa che in realtà serve molto di più di questo. Pan, la quale dopo tutte queste battaglie passa da 50.000 a 70.000, giunge su Plant e vorrebbe far prendere a Videl e Gohan una medicina che lei ritiene in grado di annullare gli effetti delle uova di Baby. Va bene, sì, dai, ci può stare. Ma i suoi genitori lo attaccano e solo l'arrivo in extremis di Ub la salva. Ora c'è davanti un nuovo scontro. Ub dice di avere sempre osservato la situazione senza intervenire, ma da quando l'aura di Goku è sparita ha deciso che era giunto il suo turno. Vuole uccidere Baby Vegeta per vendicare il suo amico e maestro. Ub di base attualmente ha 500 milioni. Mentre avviene questo, Goku si rende conto che il tempo stringe e serve un metodo più veloce per irrobustire il suo corpo. Il vecchio Kaio dice che si potrebbe far ricrescere la coda, ma il procedimento è parecchio doloroso. Ciò nonostante, il Saiyan accetta, ovviamente. Anche Kudogari, il figlio di Suguru, 10 di potenza, vuole dare una mano e diviene una grossa pinza con la quale verrà letteralmente estratta la coda. Intanto, su Plant, inizia il grandioso scontro tra Vegeta Baby e Ub, ma il primo è molto più forte e con pochi colpi atterra l'avversario. Per Ub sarebbe finita se non intervenisse Buu, che si sacrifica prendendo su di sé il colpo diretto al ragazzo. Vegeta Baby, però, non si accorge del trucco e crede di aver vinto. A questo punto abbiamo l'assimilazione di Buu su di Ub. Ricordiamo che l'assimilazione di un'entità è molto più forte di una fusione normale. Intanto abbiamo un fattore temporale diverso, in quanto una trasformazione è temporanea mentre l'altra no. Inoltre il valore di potenza aumenta di più, ad esempio Piccolo con Nail o con il Supremo. Questo ha aumentato il suo valore di molto, e molto di più di una normale fusione, in proporzione. Super Ub quindi in questo momento ha 190 miliardi. Il combattimento tra Ub e Vegeta Baby ricomincia, ed il primo ha il vantaggio di essere sottovalutato dal nemico. Intanto Goku riesce ad estrarre completamente la sua coda, e con Kibito si teletrasporta su Plant. I due arrivano in tempo per vedere Vegeta Baby che mangia Ub trasformato in cioccolato. Ma adesso Goku è di nuovo pronto a sfidare l'alieno.
eravamo arrivati all'inizio di un nuovo scontro. Uno scontro definitivo. Goku contro Baby Vegeta. Il nostro protagonista adesso è più forte grazie allo Zenkai ed arriva di base a 50 milioni. Si trasforma in Super Saiyan 3, raggiungendo i 20 miliardi. Baby non sembra molto impressionato e colpisce senza troppe difficoltà il giovane nemico. Goku è ancora a terra, abbattuto perché non è in grado di difendere i suoi cari. Ma guarda caso adesso la fortuna lo assisterà, proprio in quel momento infatti. La sua attenzione viene catturata dalla Terra che da Plant sembra la Luna. Così, grazie a questo, Goku si trasforma in un gigantesco scimmione dorato. Allora, vi giuro, ho cercato per settimane di capire il valore di sto cavolo di scimmione dorato. Vi giuro, non trovavo nulla. Che moltiplicatori applica? Quelli di Goku bambino? Quelli di Goku adulto? Super Saiyan? Super Saiyan 3? Boh! Poi, dopo un'eterna ricerca, sono arrivato alla conclusione della trasformazione. Cioè, vabbè, guardate, non potete capire. Quello è un cavolo di scimmione in versione Super Saiyan, venuto fuori da un Goku Super Saiyan, perché mentre si trasforma è Goku normale, però ovviamente mentre si sta trasformando diventerà anche Super Saiyan. Quindi il valore di Goku adulto 400 milioni, versione Super Saiyan 20 miliardi, con il moltiplicatore del scimmione Super Saiyan, quello normale per 10, mentre invece questo è per 50. Quindi, sommando e moltiplicando tutti questi fattori, l'unico che torna è lo scimmione che ha 1 bilione. Oh! Goku in versione scimmione non riesce a controllarsi e non fa che distruggere tutto ciò che gli sta attorno, compreso Baby Vegeta, che viene utilizzato per distruggere dei palazzi. La sua furia sembra essere inarrestabile. Sul pianeta dei Dei Kaio, Suguru vorrebbe andare a tagliare la coda a Goku, ma il vecchio Kaio dice che è meglio aspettare che Baby sia sconfitto. Intanto su Plant, Pan vola vicino al nonno per cercare di fermarlo ed evitare che uccida troppe persone, ma Goku non la riconosce e la colpisce. Nonostante ciò, Pan trova una foto di gruppo della famiglia e la fa passare davanti agli occhi dello scimmione. E quando Pan si mette a piangere perché non riesce a far recuperare il senno a nonno, Goku ritorna in dimensione umana, ma questa volta in versione Super Saiyan 4. Anche questo moltiplicatore è strano, in quanto applica il valore base di Goku adulto e non di quello da bambino. Quindi il Saiyan arriva alla cifra incredibile di 640 miliardi. Goku, che adesso in versione Super Saiyan 4, vola subito a scontrarsi con Baby Vegeta. Come era prevedibile, adesso i ruoli si sono invertiti. Ed anche la Ravage Death Ball, il colpo più forte di Vegeta, da 600 miliardi, non sembra sortire alcun effetto. Il combattimento è elettrizzante e Goku sembra ovviamente avere la meglio. Ormai l'alieno sta per essere sconfitto, ma Bulma desidera fare qualcosa per il suo padrone, ricordiamo che è ancora controllata da Baby, ed utilizza delle speciali lenti capaci di concentrare la luce della Terra in modo da trasformare Vegeta anche se questo è senza coda. Trovate un senso a questa cosa? Assolutamente no, neanche io, quindi andiamo avanti. Il piano riesce. Incredibile. Come non si sa. Ed il Saiyan posseduto si trasforma in uno scimmione, anche lui, con la sola differenza che Baby Vegeta è senza coda. Questo non gli fa avere il pieno potenziale, anche se Goku suppone che questa possa essere la trasformazione definitiva di Baby Vegeta, che è pari al Super Saiyan 4. Infatti il suo valore è attorno ai 650 miliardi.
Vegeta Baby inizia a devastare il pianeta Plant ed a uccidere centinaia di persone. Goku cerca di attirare la sua attenzione, ma nonostante gli sforzi, comunque nel combattimento, molti edifici, molte città e molti territori vengono rasi al suolo. Goku allora prova a teletrasportare entrambi sul pianeta degli Dei Kaio, ma non ci riesce perché viene distratto. Baby dice che solo Vegeta si è trasformato. L'alieno semplicemente controlla anche lo scimmione e distrugge tutto solo perché si sta divertendo. Arriva anche a tirare dei colpi sulla terra, vaporizzando intere città. Goku allora si prepara a lanciare una Kamehameha da 1 bilione, ma il mostro sopravvive e adesso è il turno di Vegeta. Anche se debilitato, Vegeta lancia un Super Jaiku, anche lui da 1 bilione, verso la Terra. E Goku non può far altro che frapporsi ed assorbire tutta la potenza del colpo. Quando il polverone causato dai colpi si dissipa, Goku giace a terra morente. Per nostra fortuna, comunque, il Saiyan è ancora vivo, ma privo di forze. Anche Vegeta Baby inizia a subire gli effetti della Kamehameha di Goku di prima e i due cadono uno di fronte all'altro. Kibito vorrebbe andare a teletrasportare Goku in un luogo sicuro, ma il vecchio Kaioshin gli dice di cercare l'acqua Chousui, in grado di purificare le persone. Il liquido risulta essere nel palazzo di Dende. Kibito riesce a trovarla e libera dall'uovo di Baby Mr. Popo e Dende. Terminata questa missione, si teletrasporta da Trunks e lo sveglia dallo stato di incoscienza e obbedienza. Intanto Bulma, con le lenti, crea un raggio che restituisce forza a Baby Vegeta. Ora, va bene tutto, ma questa quando le costruisce ste cose? Madonna, che accollo! Comunque, accidentalmente, anche Goku viene colpito dal raggio e recupera un po' di forza, ma l'onda Kamehameha lo ha consumato più del suo avversario e non ha più la forza di continuare lo scontro. Goku è succube degli attacchi del nemico, ma arriva Pan e gli salva la vita. La forza della ragazza è tuttavia nulla in confronto a quella del mostro. Infatti ricordiamo avere soltanto 70.000. Ma giungono in soccorso anche Trunks, Gohan e Goten per aiutare il nonno. Gohan e Goten hanno la leggendaria e sublime idea di fondersi, ma Goku dice che comunque sarebbe abbastanza inutile. La cosa che possono fare è donare un po' della loro forza a lui, in modo da farlo tornare in piena forma. Ora ci sarà l'ultimo scontro finale, ovvero quello tra Baby Vegeta Super Scimmione Super Incazzone e Goku in versione Super Saiyan 4, che recupera l'energia perché Bulma ha fatto a Baby Vegeta, allora gli amici di Goku, i parenti di Goku lo fanno a Goku, quindi è un circolo vizioso che non finisce mai. Queste sono le cose belle di Dragon Ball GT, anche colpi di scena incredibili che non hanno assolutamente senso. Eravamo arrivati al punto in cui Goku ha chiesto l'energia ai suoi amici per recuperare le forze perse in precedenza nello scontro con Baby. Vegeta Baby cerca di evitare che questo succeda, ma Goku usa il Kaioken, raggiungendo i 20 miliardi e riesce a guadagnare il tempo necessario per recuperare le forze. Intanto, Vegeta viene attaccato anche dall'interno. Infatti, Ub si era fatto ingoiare di proposito e ora sta causando un bel mal di stomaco al mostro. Sì, incredibile, lui ovviamente già aveva pensato tutto, sì vabbè, un po' di scemenze come la caramella di Goku, vi ricordate, contro Majin Buu, sì, tutto pensato ovviamente. Dopo un po' Vegeta Baby sputa l'intruso ed attacca con un Super Junkyu 4 da 1 bilione. Questo attacco colpisce tutti, sia il protagonista che gli altri che gli stavano dando l'energia. Il colpo infatti va a segno, ma Goku è ancora in piedi e i suoi amici vivi, ma a terra. Il Saiyan ha perso parecchia energia, ma comunque riesce ad arrivare da Super Saiyan 4 a 500 miliardi, mentre Baby Vegeta, avendo sputato Ub e avendo perso anche lui molte energie, scende a 480 miliardi. I due avversari si attaccano con una furia incredibile, ma dopo un po' è chiaro che Baby Vegeta è in difficoltà. Il mostro si prepara a lanciare una gigantesca Revenge Death Ball da 1200 miliardi, che sono 1,2 bilioni.
Goku riesce ad assorbire il colpo e a trasformarlo in un tornado che si scaglia contro il nemico. Quindi inizia a caricare una Kamehameha da 1,5 miliardi. Il colpo del Saiyan va a segno e Vegeta Baby cade privo di forze vicino a Goten, Trunks, Pan, Gohan e Satan. Pan vorrebbe uccidere il mostro. Ma Goku gli ricorda che così ucciderebbe anche Vegeta, giustamente. Tuttavia, Trunks dice che è l'unico modo per evitare la morte di migliaia di persone. Ma il nostro protagonista la pensa diversamente e taglia la coda allo scimmione, che torna a dimensione umana. Dopo i primi momenti di trasformazione, infatti, gli era ricresciuta. Adesso Baby non ha più motivo di rimanere nel corpo dei Saiyan e ne esce rapidamente. Questo ora ha l'aspetto di un adulto ed il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni. Anche se adesso, essendo debilitato, ha molto meno. L'alieno crea una luce accecante che gli permette la fuga. Bulma, però, ha già preparato un'astronave e Baby parte per lo spazio. Ed è proprio in questo momento che Goku prende in mano le redini dello scontro e con una Kamehameha da 2 biliardi abbatte il mezzo con Baby dentro. Non c'è più traccia dell'aura dell'alieno. Nonostante tutto, il destino della Terra è ormai segnato. Non si può evitare la distruzione. La Terra sta per esplodere e non ci sono molti modi per convincere gli abitanti. Le persone sono scettiche, nonostante le parole del loro beniamino Satan. Dopo un po' le persone diventano più propense ad ascoltare quando arriva il primo grosso terremoto. La Capsule Corp utilizza navi spaziali per teletrasportare più persone possibili su Plant e Goku e Kibito teletrasportano migliaia di persone, tra parentesi, interi stadi. In questo episodio appaiono tutti i personaggi di Dragon Ball, dalla prima serie ormai dimenticata all'ultima, ovvero GT. Dopo aver teletrasportato le persone, tocca agli animali ed infine tocca agli ultimi ritardatari. Solo Piccolo è rimasto sulla Terra, ma preferisce non andarsene. Il colpo che gli ha inferto Baby Vegeta lo ha quasi ucciso, ma ora preferisce morire col pianeta a cui è fortemente legato. Come cambiano le persone? In questo momento il Namekian ha 200 milioni. Così avviene la distruzione tra le lacrime di Gohan. Tempo dopo la Terra viene ricreata e tutti ritornano alla vita di sempre, senza Piccolo. Passato un po' di tempo, la storia si riapre con un torneo Tenkaichi. Goku è obbligato a combattere nei gironi dei bambini. Satan dice infatti che è 1 centimetro più basso dell'altezza richiesta per essere ammesso tra gli adulti. Tra gli altri partecipanti, i migliori sembrano essere Pan, che attualmente è arrivato a 80.000, e il misterioso Papaya Man. Gli altri Saiyan, infatti, non parteciperanno a questo torneo. Satan, prima della finale, annuncia che il vincitore del torneo sarà il suo successore come capo della città. Naturalmente, così facendo, pensa di far ereditare il titolo a Pan, ma non appena la ragazza apprende la notizia, decide di ritirarsi dalla competizione. Immagina se stessa, infatti, con i capelli alla Satan, e con i baffi, vabbè, scemenze alla Dragon Ball GT, che comunque fanno abbastanza ridere. Anche Goku, distratto, mentre parla con Vegeta, viene buttato fuori dal ring e squalificato. Alla fine giungono Papaya Man, che si rivela essere Ub, il quale livello è stato detto nei video precedenti, quindi andatevelo a vedere, bla bla bla.
è contro Satan, il quale si bulla come al solito prima di iniziare l'incontro, ma appena vede chi ha di fronte inizia a tremare. Ub usa le mosse normali per combattere, ma riesce comunque ad arrivare a un passo dalla vittoria. Mentre sta per trionfare, sente dentro di sé la voce di Bo che gli dice di lasciar vincere Satan. È lui l'eroe della terra. Se fosse sconfitto, tutti sarebbero molto tristi. Ancora una volta, quindi, è Satan a vincere. E tutto si risolve nella solita maniera alla Mr. Satan. Ed è lui di nuovo il capo della città. Dopo un po' di tempo, la nuova saga inizia con il dottor Mew all'inferno, che medita vendetta contro Goku. Qualcuno gli si avvicina. È il dottor Gero, che si offre di aiutarlo. Una nuova incredibile alleanza sorge all'orizzonte. Sulla Terra, Bulma, Bra, Videl, Kiki, Goku, Gohan e Pan stanno pranzando insieme, quando alla porta appare Trunks. Sembra essere molto ferito. E riesce solo a mormorare 17 prima di svenire. All'esterno, un grande buco nero domina il cielo. Goku sente una grande energia negativa. Su di una rupe, davanti al buco, si staglia 17, il quale ha 110 milioni. E all'inferno un altro 17. È di fronte ad un simile buco nero, che rappresenta il collegamento tra i due mondi. Quest'ultimo ha un valore di 200 milioni. Il dottor Gero e il dottor Mew hanno creato un altro 17, la metà perfetta di quello terrestre, e che riesce a dominarlo col suo maggior potere. Il loro legame ha aperto il varco, da cui ora stanno uscendo molti vecchi avversari, molti tra cui tanti Cybermen da 1200 e il generale Lild. Per vedere il suo valore guardate i video precedenti. Trunks, al risveglio, dice di essere stato colpito alle spalle da 17, che gli ha detto che per chiudere il varco è necessario che Goku lo attraversi da solo e che uccida il 17 dall'altra parte. Goku fa ciò che gli è stato detto, ma appena entrato all'inferno, i due scienziati e il malvagio 17 escono dal varco e questo si chiude. Ora Goku è intrappolato ed ha di fronte Freezer e Cell. Il primo ha soltanto 20 milioni, mentre il secondo 100. Sia sulla Terra che all'inferno infuriano i combattenti migliorati. Cell e Freezer non sono poi così forti e Goku riesce in breve tempo a sconfiggerli. E qua c'è un piccolo bug, perché Goku normale da piccolo teoricamente non dovrebbe riuscire a battere Cell e Freezer, ma ovviamente in GT e nelle serie non canoniche o nei film i personaggi stentano sempre a trasformarsi, non si sa per quale motivo. Comunque sia, a quanto sembra, non è molto semplice mettere fuori di combattimento i due avversari. Si trovano già all'inferno, quindi si rialzano sempre dopo ogni colpo. Nel combattimento si intromette anche una vecchia donna, una torturatrice di anime dannate, 480, che intrappola Goku congelandolo. Sulla Terra, Vegeta sconfigge nuovamente Nappa, il quale aveva raggiunto i 10.000 di potenza. Poi fronteggia il nuovo 17, comandato da Mew e Gero. Il nuovo robot è in crisi, quindi chiama il vecchio 17, in modo che i due si possano unire. Nel frattempo Krillin, Marron e 18 sono intrappolati nel traffico, ma quando 17 vola sopra di loro, 18 diviene succube dell'influenza del fratello e si prepara ad aiutarlo. 18 in questa saga è rimasta a circa 60 milioni. 17 dice a 18 che loro due una volta erano una squadra ed è giunta l'ora di tornare insieme. Krillin tenta di far tornare la memoria alla moglie, ma 17 lo uccide con una fireball, bello l'inglese, è comunque con un colpo di energia insomma, portando il suo valore ovviamente a zero. Allora 18, disperata per la morte del marito, ritorna in sé e comincia a colpire il fratello, che se ne va, raggiungendo gli 80 milioni. All'inferno, la vecchia donna dice che le sue torture funzionano solo sui morti. Infatti Goku si libera subito e congela Cell e Freezer.
Sulla Terra, Gohan, Goten, Ub e Pan eliminano gli ultimi nemici rimasti, mentre Vegeta non dà scampo al nuovo 17. Però arriva il vecchio androide e i due si uniscono e nasce Super C-17, 400 miliardi. Adesso nemmeno tutti i Saiyan uniti riescono a tenergli testa. Piccolo, 120 milioni, è in paradiso. Ma quando si rende conto di ciò che sta succedendo, chiede al re dell'inferno di mandarlo negli inferi. La richiesta è insolita, ma viene esaudita. Quando Piccolo inizia a sfasciare tutto. Così il Namecciano si reca da Goku. Il figlio di Alzadan vuole creare un ponte analogo a quello creato dai 2-17, tra lui e Dende, ma la sincronizzazione è difficile e per tutto l'episodio i due continuano a provare ad aprire il varco. L'unico risultato che sembra essere raggiunto è che alcune sfere si stiano crepando. Intanto tutti i nemici morti stanno avviandosi verso il paradiso, perché non si può mandare due volte la stessa anima negli inferi. Sulla Terra il combattimento con 17 continua, ma sembra senza speranza. Ad un certo punto Pan minaccia il Dottor Gero. Se 17 non si ferma, lo ucciderà. Così il Dottor Mew ordina a 17 di uccidere l'altro scienziato. Lui spara e Pan fa appena in tempo a spostarsi. Così Gelo è nuovamente morto. Alla fine dell'episodio il varco si apre e Goku ingaggia un furioso combattimento con 17. Piccolo intanto rimane all'inferno. La versione Super Saiyan di Goku da 2 miliardi non è sufficiente per sconfiggere il nuovo androide, anche utilizzando quasi a piena potenza il Super Saiyan. E allora si trasforma in Super Saiyan 4, arrivando a 460 miliardi di base. Sembrerebbe che Mew non abbia considerato questa possibilità e Goku ritiene di avere la vittoria in pugno. A casa di Kiki, Videl indossa il vecchio costume di Great Saiyaman e desidera andare ad aiutare i suoi familiari con i suoi 120 di potenza. Con lei esce anche Kiki e Bra, chiede a Bulma di poter andare a vedere cosa succede. Intanto Goku attacca 17 con un colpo che rilascia la Kamehameha per 10, arrivando a 3 bilioni. Ma 17 assorbe l'energia senza subire danni ed accresce il suo valore combattivo, che vedremo tra poco. Pure gli altri attacchi vengono assorbiti, anche quando i due vanno corpo a corpo. Goku non riesce a reagire, viene colpito e sbattuto a terra. Crede di essere prossimo alla morte e spera di andare in paradiso. Quindi Super C-17 prepara il Dageshi Jikoku, Dengeki Jikoku, Dama. Il buco nero, avete capito insomma, un'energia negativa di Super C-17. Da 2 bilioni contro Goku, ma questo si teletrasporta alle spalle dell'androide e crea una grande esplosione. Per sfortuna però, Goku è tornato bambino e 17 si è protetto con una barriera senza aver subito danni. Ormai sembra non esserci più speranza. L'androide ha immagazzinato altra potenza, arrivando a 1,5 bilioni. Al momento giusto però arriva 18 e minaccia il fratello dicendo che può far esplodere la bomba che sta nella sua testa. In realtà è un bluff perché le bombe sono state rimosse da Shenlong, ma 17 non lo sa. Il Dottor Mew dice di uccidere Goku e 17, stanco di ricevere insulti e ordini, lo uccide con un Jikoku Dama, la versione un po' più scarsa della mossa di prima. Ora si prepara ad uccidere la sorella, ma qualcosa gli impedisce di colpirla. Al contrario, 18 non si fa problemi di sorta e spara raffiche di Fireball a 17. Oggi mi piace questa parola in inglese. In una di queste, comunque, si nasconde Goku, che con un colpo chiamato Ryuken Bakuashu, un drago dorato che lo avvolge, passa l'androide da parte a parte. Il colpo non era particolarmente potente, in quanto Goku non era trasformato, ma è bastato l'effetto sorpresa per sconfiggere il nemico. Il colpo aveva soltanto 10 miliardi. Ormai 17 è stato sconfitto e 18
si è finalmente vendicata. E così finisce la saga di Super C17 e ci inoltriamo nell'ultima saga di Dragon Ball GT, quella dei draghi malvagi. Tempo dopo la sconfitta di Super C17, tutte e sette le sfere del drago sono state riunite, in modo da riparare i danni prodotti dagli scontri passati. Ma quando il drago risponde all'appello, appare uno Shenlong nero. Il drago nero si divide in sette draghi che si allontanano in diverse direzioni. Quindi il cielo torna chiaro. Kibito e il vecchio Kaio parlano nella mente dei nostri eroi. Usare troppo le sfere non è stata una cosa saggia. Ogni volta che un desiderio viene esaurito, le sfere utilizzano energia positiva, accumulando dentro di sé quella negativa. Questo non può andare avanti all'infinito. E adesso tutta l'energia negativa è fuoriuscita. Gli dei Kaio biasimano Bulma per aver creato il drago Radar, e Mr. Popo dice di ricordare che tanto tempo prima era successo qualcosa di simile e che la vita si era quasi spenta nell'intera galassia. Quindi il vecchio Kaio aggiunge che adesso ogni drago cercherà un luogo adatto a lui e ritornerà alla sua vera forma. Goku quindi si offre di sconfiggere i draghi malvagi e di recuperare tutte le sfere, ma deve sbrigarsi o il pianeta sarà devastato. E non solo quello, forse anche l'intera galassia. Pan e Jill vanno con lui ed il primo drago che viene trovato con il Dragon Radar sembra essere quello marino. La sfera con le due stelle è incastonata sulla sua fronte. La sfera, come sono diventato del nord, la sfera. Il drago sembra chiamarsi Ryan o Rian Shenlong e apparentemente anche Pan riesce a colpirlo senza molte difficoltà, ma i danni che subisce sono molto ridotti. Il drago ha una potenza di soltanto 360, pochissimo per i nostri eroi, ma ovviamente il colpo di scena è dietro l'angolo. Poco dopo, infatti, è Pan ad essere in balia di Ryan. Tanto lo so che non si pronuncerà così perché non ha senso, però si scrive così, Ryan, quindi vabbè, Rian, cioè vabbè. Poi non sai mai perché il doppiaggio in italiano in un modo, quello giapponese, vabbè, insomma avete capito. Insomma, questo drago spiega di trarre la sua energia dalla palude, formata dal limpido lago che c'era prima. La verità sta nel fatto che il drago mantiene la stessa potenza, mentre sono i due Saiyan ad indebolirsi all'inverosimile, arrivando rispettivamente a 210 Goku e 65 Pan. L'energia negativa che gli ha dato vita è quella che è stata utilizzata per resuscitare Bora, 85, il padre di Upa, 5. E adesso il nemico medita di rendere la Terra completamente inquinata ed invivibile. Goku non riesce a trasformarsi in quanto ha perso troppe energie. L'influenza della palude si fa sentire. Ed i due bambini vengono buttati in acqua. Per fortuna sul fondo del lago c'è ancora una sorgente di acqua pura. Goku la ingrandisce ed un fiotto di acqua pulita investe Ryan, che muore. La sfera numero 2 è tornata alla normalità. I due si dirigono presto verso una città vicina, ma sembra deserta, a parte la presenza di una specie di slime rosso che assorbe elettricità. Quasi subito appare il secondo drago, Wu Shenlong, che si rivela essere piccolissimo, meno di un metro, da 1500 di potenza. Ma quando si unisce allo slime, raggiunge una discreta altezza ed una potenza senza senso, 650 miliardi. Il combattimento non sembra andare bene. Wu attacca con l'elettricità. Goku diviene quindi Super Saiyan 4, arrivando a 620 miliardi, essendo migliorato dopo gli ultimi incontri. Il nonno lancia la Kamehameha per 10, da 2 bilioni, più debole di quella lanciata contro Super C17. Ma il colpo viene rispedito indietro, non si sa come, ed il mittente torna alle sue normali dimensioni, tornando a soli 25 milioni. Wu ha lo scontro in pugno ed inizia a fulminare i due ragazzini. Jill è già andato in cortocircuito. Pan invece sviene quasi subito e Goku la segue poco dopo. Ma, colpo di scena, inizia a piovere ed il povero Wu va in cortocircuito. Lo slime se ne va e torna piccolissimo. Cose a caso. Già!
Comunque ormai viene sconfitto e la sfera numero 5 è tornata dorata. U era stato creato con il desiderio di riportare in vita Goku prima dello scontro con Vegeta e Nappa. I nostri eroi a questo punto sono arrivati in un villaggio di pescatori e decidono di fermarsi a mangiare. Ma il posto è molto strano. Un ragazzo, Bissau 4, dice che tutti gli uomini hanno iniziato a bere in ogni attimo di tempo libero. E questo da quando una strana principessa è stata eletta come divinità del villaggio. Poco dopo arriva la fantomatica regina, un essere di aspetto femminile ma munito di tentacoli e con la sesta sfera incastonata nella fronte. Questa ha 10 milioni, è Ryu Shenlong, e con la riluttanza ammette di essere nata dal desiderio di Oolong di avere un paio di mutandine da donna. Best scena Eva! Ryu combatte roteando e creando vortici, quindi anche Goku fa lo stesso, ma Ryu sembra essere più veloce. Il nostro protagonista quindi decide di attaccarla dall'alto, dove si sporge maggiormente. Così facendo, insieme a Pan, riescono a sconfiggere il nemico e a prendere la sfera. Successivamente si mettono a volare per cercare le altre sfere. Jill avverte i due amici che sotto di loro si trova una sfera, ma non si vede niente. Solo dopo scoprono la presenza di una gigantesca talpa viola, con una gigantesca sfera incastonata sulla fronte. L'animale sembra però interessato esclusivamente a provocare terremoti. La sua potenza attuale è di 130.000. Ma che doppiaggio è? Goku non vuole colpire il mostro perché gli sembra innocuo. Invece Pan, che continua ad accrescere il suo potere dopo i vari incontri arrivando a 90.000, tenta di colpirlo, senza però sortire gli effetti desiderati. Chi Shenlong, il talpone, si dirige in una città e comincia a provocare disastri. Fortunatamente, Goku e Pan salvano molta gente. Chi si arrabbia quindi e comincia ad attaccare i nostri eroi con dei colpi che provengono dal suolo, ed i due Saiyan riescono a fare in modo che si colpisca da solo. Chi sembra sconfitto e la sfera si stacca, ma improvvisamente Pan viene assorbita in essa e dal talpone appare il vero Chi, un drago a due code che aveva solo posseduto la talpa per renderla più forte. Il nuovo nemico sembra molto temibile. Il desiderio che lo ha creato è stato quello di far resuscitare le persone uccise da Vegeta dopo che era stato posseduto dal mago Babidi. Ovviamente a questo punto la sua potenza è cresciuta parecchio, ma non è ancora il momento di dirvela. Eravamo arrivati al punto in cui Chi ha assorbito Pan. Il drago ha acquistato i poteri di Pan, arrivando a 30 miliardi, e utilizza gli attacchi della ragazza per devastare la città, e con essa anche il nostro protagonista. Ma quando quest'ultimo diviene Super Saiyan 4, 600 miliardi, le cose vanno in modo differente, e il drago non riesce a rispondere agli attacchi. Goku si prepara a lanciare una Kamehameha per 10 da 2 bilioni, ma non ne ha il coraggio, teme di uccidere la nipote. La ragazza invece lo sprona a continuare, deve assolutamente uccidere Chi. Il Saiyan alla fine lancia il colpo e Pan dice addio a tutti, quindi sembra proprio finita. Ma quando il fumo si dirada, sia Chi o Chi che Pan sono ancora vivi. Il subconscio di Goku ha fermato il colpo prima dell'impatto. Adesso Chi ha la meglio, dato che il Saiyan non vuole combattere. Per questo motivo sembra tutto ancora una volta finito. Ed i nostri eroi? Sembra essere ormai morto. Il drago si prepara a spostare Pan per ucciderla, ma appena viene estratta dalla sfera, Goku si rialza e la libera. Furbone! Il drago torna talpa e nulla ferma la furia del Super Saiyan 4. E Chi viene sconfitto definitivamente con facilità e la sfera numero 7 torna normale. Dopo ulteriori ricerche, Goku, Pan e Jill si trovano nei pressi di un deserto. Il robot dice che la sfera è vicina, ma non riesce a localizzarla con precisione. Inoltre,
c'è qualcosa di strano nel sole. Infatti, quasi subito, Su Shenlong si rivela, mostrando la sua vera potenza e la sua perfetta mimetizzazione con il sole. Il suo livello combattivo è pari a 200 miliardi. Questo drago è nato dalla sfera numero 4 e dal desiderio espresso dal grande mago piccolo di riacquistare la giovinezza. Pan inizia a combattere, ma viene subito sconfitto. Adesso quindi tocca a Goku, ed il combattimento è più problematico di quanto si pensasse. Infatti il drago è in grado di raggiungere la temperatura del sole, ovvero 6000 gradi Celsius. Così il nostro protagonista non fa altro che fuggire, e finisce anche nelle fogne, da cui scappa furiosamente. Intanto la versione ghiacciata del drago, da sempre 200 miliardi, sembra avere progetti diversi per Pan. Su sta per lanciare un raggio di luce concentrato contro Saiyan, quindi quest'ultimo usa il Kaioken per distrarre il mostro ed evitare l'attacco. Si trasforma in Super Saiyan 4 ancora una volta. 610 miliardi. Il suo miglioramento, dopo molti scontri, è irrefrenabile. La potenza del Saiyan si fa sentire. Anche Su cambia aspetto e diviene più grande e dorato, raggiungendo i 400 miliardi. All'inizio dell'episodio seguente appare Vegeta, che vorrebbe andare a combattere insieme a Kakarot, ma Bulma lo ferma e gli chiede di restare ad allenarsi alle Capsule Corporation. Nel corso di questa speciale puntata ci sono numerosi flashback che mostrano i vari incontri tra Vegeta e Goku e fanno capire che battere Kakarot è sempre stata l'ossessione del principe dei Saiyan, cosa che tra l'altro sapevamo da un bel po'. Bulma chiama il marito e gli dice di aver perfezionato il raggio, il Brute Ray, che dovrebbe essere in grado di permettere la trasformazione in Super Saiyan 4, come era successo nello scontro tra Vegeta Baby e Goku. Il principe dei Saiyan è scettico, ma pare propenso a fare un esperimento. Alla fine dell'episodio, il narratore ricorda che è ancora in corso il combattimento tra Goku e Su. Grazie, narratore, sei veramente gentile. Due si scontrano in uno spettacolare combattimento aereo, finché il Saiyan ha la meglio e sembra essere sul punto di dare il colpo di grazia al mostro, essendo più forte. Invece decide di risparmiarlo per questa volta, poiché il drago non aveva ucciso Pan quando aveva potuto, e la battaglia ricomincia. Ma all'improvviso un colpo ghiacciato giunge alle spalle di Goku. È stato San Shenlong, il fratello suo, nato dalla sfera numero 3. Quest'ultimo è molto meno leale del fratello. Infatti stringe fra le mani Pan in belle. Goku non combatte perché non vuole che la nipotina muoia, e poco per volta San lo congela completamente. Non rimane che far a pezzi il ghiaccio, ed il drago offre questa possibilità al fratello. Ma Su non intende accettare un aiuto sleale e lancia a Goku una fireball controllata da 10.000 che scioglie la prigione di ghiaccio. Così lo scontro può finalmente ricominciare. San dà a Goku 5 secondi a disposizione, in cui non farà nulla per difendersi. Il Saiyan comincia a caricare una Kamehameha da un bilione, ma quando sta per colpire, il drago gli lancia Pan, che viene in parte ferita dall'attacco del nonno. Come non sia morta? Boh, non lo so! In seguito il mostro imprigiona nuovamente nel ghiaccio Goku e si prepara a colpirlo con un cannone fuoriuscito dal suo braccio. Ma prima che il colpo del drago possa sfiorare Goku, quest'ultimo rompe il ghiaccio e lancia un'altra Kamehameha da 1.200.000.000.000, che questa volta colpisce in pieno San. Il drago è sconfitto e chiede pietà. Il Saiyan è disposto a lasciarlo andare se gli viene consegnata la Dragon Ball. Ma al primo attimo di distrazione San attacca slealmente Goku, che questa
questa volta non sopporta oltre ed usa il Ryuken, il colpo del drago dorato, da 2,2 bilioni, eliminando definitivamente il nemico. Adesso Su vorrebbe terminare il combattimento, ma prima di iniziare arriva un altro drago, il Shenrong, un drago bianco legato alla sfera numero 1 e dal desiderio di riportare la terra alla normalità dopo lo scontro con Buu. I lancia un colpo da 1,5 bilioni a Goku, ma Su si frappone e muore. Di lui rimane la sfera numero 4. Evidentemente tra i due era nato un legame molto particolare, che purtroppo è svanito abbastanza presto. L'avversario sembra davvero forte questa volta. La sua potenza attuale è di 500 miliardi, ma ancora non ha mostrato la sua vera potenza. Adesso inizia un altro combattimento con il drago, che accresce la sua potenza a 600 miliardi. Ma Goku è provato dagli scontri precedenti. Infatti il suo Ki arriva soltanto a 400 miliardi. Infatti lui aumenta dopo ogni scontro il suo livello combattivo, ma deve avere il tempo di recuperare le forze ed utilizzare lo Zenkai. Il suo avversario sembra avere ragione di lui, in quanto dice che è troppo stanco per batterlo. Anche la Kamehameha per 10 da 700 miliardi è inutile contro un nuovo avversario, dato che accrescendo il suo potere a 800 miliardi riesce a neutralizzarla. Pan nel frattempo si è ripresa, spera che qualcuno intervenga a salvare il nonno. Purtroppo la situazione sembra disperata, ma forse qualcosa all'orizzonte sta per arrivare per salvare la situazione. Lo scontro tra il nostro protagonista in Super Saiyan 4 e il Shenron continua senza tregue. Il nemico mostra il suo vero potere, arrivando a 800 miliardi. Dopo una bella serie di colpi, Goku sembra essere sul punto di morire, ma all'ultimo istante intervengono Gohan, Goten, Trunks, Ub e Satan, che riescono a salvare il loro amico. Questi hanno rispettivamente in forma base 20 milioni il primo, il secondo 8 milioni, Trunks 20 milioni e Ub lo vedremo tra poco, mentre Satan non ha senso neanche dirlo. Tutti seguivano lo scontro restando nascosti ed intervengono perché se Goku dovesse perdere, anche la Terra andrebbe distrutta. Ma i Saiyan sanno che è Goku l'unico a poter sfidare I, quindi decidono di donargli parte della loro forza per fargli recuperare le energie. Nel frattempo Ub trattiene il drago. Ricordiamo che lui possiede una potenza pari a 200 miliardi e quindi riesce a fare opposizione per un po' di tempo. Dopo poco, il nostro protagonista è tornato in piena forma, arrivando a 650 miliardi, ma vuole ancora più energia, anche se può essere pericoloso. Quello è l'unico modo per battere I. Quando Perub si sta mettendo male, un ruggito irrompe nell'aria e Goku Super Saiyan 4 appare con gli occhi chiusi. Il suo potere è spropositato, arrivando addirittura a 1 bilione. Adesso per I non c'è proprio speranza ed il mostro viene presto battuto. Lo scontro, nonostante ciò, continua, anche se il drago è in netta difficoltà. A un certo punto Goku, stufatosi del nemico, fa un colpo del drago da 2 bilioni che trafigge il drago malvagio. Sconfitto I, le sfere sono unite, ma prima che vengano tutte prese dai nostri eroi, le Dragon Ball si avvicinano a I e gli donano nuova energia. L'antagonista si rialza più forte e più grande di prima, con le 7 sfere incastonate nel petto, arrivando a 2 bilioni. Quindi, essendosi rialzato più forte che mai, riesce tranquillamente a tener testa al nostro protagonista. E dopo aver preso troppi colpi, Goku non è più in grado di mantenere la forma del Super Saiyan 4, anche a causa del sovraccarico di energia. Le cose si stanno mettendo davvero male. I nostri amici cercano di creare una valida offensiva contro il mostro, ma non vi riescono. Sembra che non ci sia più speranza. A questo punto interviene Vegeta, ma tutto sommato anche lui non dovrebbe essere in grado di combattere alla pari con I o Omega Shenron, che dir si voglia. Ma in maniera del tutto inaspettata, Bulma usa il Brute Ray montato su mezzo sul marito e lo trasforma in Super Saiyan 4. Così, in 2 secondi, senza passare dal Super Saiyan 3 e neanche dal Via. Va bene. Questa trasformazione lo porta a 500 miliardi. Adesso Vegeta crede di essere abbastanza forte e si lancia contro il mostro. Ma nonostante la sua forza sia effettivamente enorme, non basta contro I. Ancora una volta sembra che ogni possibilità sfugga dalle mani dei nostri eroi, ma manca ancora qualcosa da provare.
Goku e Vegeta, nelle loro versioni Super Saiyan 4, hanno deciso di fondersi per abbattere finalmente il nemico e si preparano a fare la solita danza, ma il drago pare non volerglielo permettere. In tutti i modi cerca di distrarli, ma grazie all'aiuto degli altri guerrieri la fusione viene completata. Finalmente è nato Super Gogeta. Stivali neri, pantaloncini bianchi, pelo rosso e capelli rossi. Il guerriero più forte di Dragon Ball GT, per ora 25 milioni. La battaglia ricomincia. Come prima cosa, Gogeta crea 5 copie di se stesso, ognuna da 5 bilioni, mentre I usa la Minus Energy Ball, la cui esplosione arriva a disturbare il pianeta degli Dei Kaio, un colpo da 5 bilioni. Ma la mossa decisiva è di Gogeta, Big Bang Kamehameha da 50 bilioni, che dopo aver colpito I fa cadere a terra 6 sfere. Il drago possiede ormai solo la sfera numero 1, ma all'improvviso la fusione si scioglie e Goku suppone che la versione Super Saiyan 4 l'abbia consumata più velocemente. Non resta che fondersi nuovamente, sempre che I lo permetta. Il drago malvagio pensa di ingoiare la sfera numero 4 e con quella usare un colpo che uccide i suoi avversari in un attimo, ma Goku non può permetterlo ed ingoia lui stesso la sfera. Adesso non rimane che fondersi di nuovo, ma dopo aver visto tutti gli effetti, I non è più propenso a permetterglielo, come detto prima. Al primo tentativo, il Gogeta che salta fuori sembra un po' scemotto. Probabilmente qualcuno ha sbagliato qualcosa. Il suo valore è comunque di un onesto 100 miliardi. Non c'è tempo per fare le cose bene e con calma. Però a Goku viene in mente un'idea. Usare il Renzuken, immagini multiple. Ed in questo modo tutto sembra andare per il verso giusto. Ma, a balletto terminato, i due non si sono uniti. Probabilmente Goku ha perso troppa energia e non è più a livello di Vegeta. Infatti, ormai, i due Saiyan escono dallo stato di Super Saiyan 4 e Goku torna bambino. Ad un tratto però, la sfera numero 4, quella che aveva inghiottito, emerge dalla fronte di Goku. Si trasforma in Su. Adesso il drago dice di essere al servizio di I e non è più in grado di disobbedirgli. Quindi colpisce Vegeta portandolo quasi alla morte. Il drago ha attualmente 400 miliardi, mentre Vegeta è arrivato a 370 miliardi avendo perso molta della sua energia. I ordina a Su di uccidere Goku, ma improvvisamente il drago del fuoco si ribella e riesce a colpire I. Il nuovo alleato dice che quando Goku ha ingoiato la sfera, la sua energia positiva ha eliminato quella negativa, ed ora Su è libero dagli influssi di I. Prima aveva solo bluffato. Quindi prende alle spalle I e lo porta verso il cielo, cercando di autodistruggersi. Ma Su ha fatto male i conti, ed il drago malvagio riesce a fuggire dalla stretta, causando la morte del drago buono, creando una specie di secondo sole, ed ora il nemico ha ripreso il controllo di tutte le sfere, ed è tornato al massimo livello di potere da 2 bilioni. Sul pianeta degli Dei Kaio, il vecchio Kaioshin dice che ormai è arrivata la fine. La Terra esploderà e l'energia negativa contenuta in essa porterà allo stesso destino l'intero universo, compreso lo stesso pianeta dei Dei Kaio. Non si può nemmeno tentare la fusione, poiché Goku è troppo basso e debole. Il nemico crea una gigantesca sfera da 5 bilioni, che dovrebbe distruggere tutta la Terra. Ma Goku si frappone per far sì che la sua energia positiva la fermi. La sfera però è troppo grande ed esplode formando un enorme cratere nelle cui profondità il Saiyan non è più visibile. Vegeta ovviamente è arrabbiatissimo per la morte dell'amico, o meglio del suo rivale. E anche gli altri Saiyan volano verso il mostro in un ultimo disperato tentativo di salvare il pianeta. Nel frattempo però il nostro protagonista non è morto e sta creando una Genkidama. Lo scontro va male per il gruppo dei Saiyan e Vegeta sembra ormai morto. Ma improvvisamente risorge Goku con una grossa Genkidama da 1 bilione, piena di energia positiva, che spazza via l'energia negativa del drago malvagio. Ma il Saiyan sa che la Genkidama non è sufficientemente potente e, tramite il vecchio Kaio, chiede che tutti gli abitanti della galassia donino un po' della loro energia. In questo frangente si vedono tutti i personaggi che sono apparsi nella prima parte e la sfera Genkidama che ne esce è veramente potentissima. 10 bilioni. Il drago malvagio viene spazzato via e le sfere tornano alla normalità. Dopo un enorme boato e una Genkidama incredibile, finalmente la minaccia sembra essere deballata. Inoltre, senza che nessuno l'abbia evocato, riappare il vero Shenron.
Dopo la sconfitta di Omega Sharon, sembra tutto tornato alla normalità, fino a quando, improvvisamente, appare Shenrong. Il cielo però non è diventato nero, c'è qualcosa che non va. L'entità superiore chiede a Goku se sa perché sono apparsi i sette draghi malvagi e Goku gli risponde che è stata colpa dei troppi desideri espressi. Così il drago annuisce e dice che per ora i Saiyan non possono più esprimere desideri, da qui all'eternità. Il protagonista insiste perché sia almeno possibile far resuscitare tutte le persone morte negli ultimi scontri e l'entità superiore accetta di esaudire questa richiesta. Quindi a questo punto Shenron vola via e con lui anche Goku, dopo aver scambiato uno sguardo di intesa con Vegeta, che avrebbe preferito combattere ancora. I due sorvolano il deserto, da cui un tempo Yamcha e Pual erano banditi, e vedono i due amici che stanno riparando una macchina. Passano vicino a Tenshinhan, 2 milioni, e Yaozi, 10.000. Ed infine volano sulla Kame House, dove ci sono Krillin e il maestro Muten. Il Saiyan non perde occasione di sfidare amichevolmente il suo più grande amico, il quale ormai invecchiato, sembra molto più degli altri, ha un potere di 1 milione. La scena passa all'inferno, dove Piccolo, 120 milioni, salva alcuni esseri da un mostro che li impaurisce. Nota che vicino a lui c'è Goku. Il Saiyan afferma di essere venuto solo per salutarlo e che non dimenticherà mai nessuno dei suoi amici. Questo ci fa capire come Goku, non potendo usare il teletrasporto essendo piccolo, può trascendere il potere mortale ed è passato al potere divino, di chi può passare nel piano ultraterreno senza la tecnica potentissima degli Yamcha. Sulla Terra, intanto, Kiki si domanda quando tornerà Goku. Aveva intenzione di preparare una cena coi fiocchi. Pan, che dopo tutte queste battaglie è arrivata a 100.000, invece, recupera parte dei vestiti di Goku e si domanda se il nonno abbia fatto bene ad andarsene con il drago. A questo punto Vegeta dichiara solennemente di sì. Il vero problema è che Goku non tornerà, e lo sa bene. Questo denota un lato molto egoistico del Saiyan, che non si preoccupa più dei cari, anche se non vuole darla a vedere, essendo passato ad un livello superiore. Il nostro protagonista, nonostante tutto, è confortato dalla presenza di Shenrong e si addormenta su di lui. 6 sfere entrano nel corpo del ragazzo e la Dragon Ball numero 4 si incastona nella sua fronte. Questo consacra l'eroe a divinità. Non peraltro, il creatore delle sfere della Terra si chiama Dio. Dopo poco il Saiyan scompare e Shenrong viene verso lo schermo e tutto diventa bianco. Ora il potere di Goku si è alzato a dismisura, avendo assorbito le sfere, ma di questo parleremo tra poco. Siamo 100 anni nel futuro e sta per cominciare l'ultimo torneo Tenkaichi. Nell'arena troneggiano le statue di Goku e di Satan. Satan l'ho capito, ma non so per quale motivo ci sia anche Goku, in quanto tutti quelli che ha sconfitto per la massa sono stati eliminati da Mr. Satan. Comunque i primi sfidanti sono Goku Jr. e Vegeta Jr. Dopo un breve dibattito, classico di Dragon Ball su chi sia più forte, lo scontro inizia. I due hanno una potenza base di 100.000 ciascuno. Dall'altra parte dello stadio, Pan scorge Goku, quello adulto, che osserva il combattimento. Dato che i Saiyan invecchiano più lentamente, Pan è ancora viva, anche essendo invecchiata parecchio. Quando il protagonista viene avanti, inizia la canzone finale. Nella sigla appaiono immagini che ricordano momenti salienti delle varie serie. Il primo incontro tra Bulma e Goku, gli scontri con Cell, Buu e Baby. Alla fine dei crediti, il narratore dice che Goku è sicuramente il migliore
e l'essere si allontana sulla nuvola Kinton. A questo ci allacciamo un'altra teoria. Per capire il livello di Goku dobbiamo fare un piccolo excursus. Purtroppo non abbiamo dati certi e queste sono solo supposizioni. Goku base dovrebbe avere all'incirca 1 billione. Ora vi spiego il motivo. Intanto ha assorbito le sfere e quindi tutta la potenza dei draghi. Inoltre, cosa più importante, si sarà allenato per tutti i 100 anni, in quanto anche nei 7 anni di pace che trascorrono tra la morte di Cell e l'arrivo di Majin Buu, sia Goku che Vegeta hanno continuato a migliorarsi a vista d'occhio. Infatti sia uno che l'altro dopo riescono a raggiungere il grado di Super Saiyan 2 in soli 7 anni e senza aver avuto nemici temibili. Infatti, come sappiamo, lo spirito dei Saiyan non si stufa mai di allenarsi e cerca sempre avversari più forti. Anche nell'aldilà Goku si può allenare tranquillamente. Essendo passato così tanto tempo, è quasi sicuro che abbia raggiunto il grado di almeno Super Saiyan 5. Pensate, in 20 anni è passato dal Super Saiyan al Super Saiyan 3. Pensate in 100 anni che cosa può creare il nostro protagonista. Per capire il moltiplicatore basta fare un piccolo riassunto. Super Saiyan è per 50, Super Saiyan 2 è per 100, Super Saiyan 3 è per 400, Super Saiyan 4 è per 1200. Quindi il Super Saiyan 5 dovrà essere almeno 1200 per 4 del valore base, ovvero 4800. Ed avendo Goku almeno 1 billione dopo 100 anni di allenamento, trasformato in Super Saiyan 5 avrebbe 4800 bilioni, quindi 4,8 miliardi. Il valore più alto che abbiamo visto in una serie Dragon Ball. Sicuramente Goku in quel momento è l'essere più forte dell'universo, contando anche il fatto che tutti gli altri Saiyan sono morti. Vegeta, Trunks, Goten. Purtroppo sono passati tutti a miglior vita. Un'altra cosa che spicca all'occhio è il fatto che Goku abbia all'incirca 60 anni quando si vede, mentre Pan ha palesemente più di 100 anni. Magari non li dimostra, ma si vede che è vecchia. Invece Goku no, dopo 100 anni. Il suo look è identico a quello che aveva all'inizio di Dragon Ball GT, quando aveva appunto 60 anni. Questo ci può far capire due cose. O che veramente Goku invecchia molto più lentamente e non si sa per quale motivo, oppure l'opzione più plausibile è quella che essendo diventato una specie di divinità, o essendo arrivato a una certa età non invecchia più, oppure invecchia molto più lentamente. Guardate appunto il Supremo, o Popo. Inoltre, per calcolare il livello di potenza, proviamo a legare Super a GT. In questi 100 anni Goku potrebbe aver conosciuto tutte le divinità che fanno parte di Super e quindi aver raggiunto un potere incredibile, probabilmente anche sopra quello del Gran Sacerdote. Infatti il potere del Saiyan a questo punto è quasi infinito, contando che abbiamo calcolato che il Gran Sacerdote dovrebbe avere all'incirca 400 bilioni. Mentre Goku fosse riuscito almeno a raggiungere il Super Saiyan 5 senza neanche i valori divini, arriverebbe tranquillamente a 4,8 miliardi. Pensate al potere infinito di quest'uomo. Sicuramente è il personaggio più forte in assoluto, anche senza contare Dragon Ball Super, e quindi senza l'allenamento divino. E prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi su Instagram, maledetti, fatelo perché altrimenti vi vengo a cercare a casa, e poi di iscrivervi su Twitch perché inizieremo le live, dove diremo cose che nei video non diremo mai. Statemi bene. Ciao!